facendo? Perché lo sta facendo? Perché non lo fanno altri. La ringrazio moltissimo. Fino a chi lo dovrebbe fare? Sono anni che è chiamato Consorzio Violatella, purtroppo è stato violato, anzi violatissimo, da anni e anni di degrado e abbandono. Un certo spaccato della Roma Bene viveva e teoricamente potrebbe ancora vivere qui, se solo la situazione non fosse arrivata ad un livello di degrado tale che è impossibile ormai viverci. In questa violatissima inviolatella ci tengo a far vedere a tutti gli automobilisti e a quelli che passano che comunque sia c'è un limite di 20 all'ora perché non lo rispetta nessuno.